parlava dei vetri, si parlava del mio periodo di Murano, ma in contemporanea, agli inizi e poi un po' prima, mi sono interessato ai mosaici, perché altra materia degli artisti interessantissima, perché ha un rapporto con la luce questa materia che è straordinario, che solo con il mosaico si riesce a ottenere. E così pian piano mi feci prima aiutare da un mosaicista restauratore della Basilica di San Marco e poi da una mosaicista di Ravenna, e imparai le varie tecniche e proseguì nel realizzare piccoli lavori che erano sempre frutto delle suggestioni dei paesaggi e delle nature morte. Nel vetro poi ripresi la tecnica del mosaico facendo questi piccoli vetri, tagliandoli e assemblandoli proprio in ricordo del lavoro che feci con il mosaico, e così fui facilitato a comprendere meglio come la luce si inserisce nel vetro. Solo che il vetro ha delle caratteristiche che sono proprie, che è la leggerezza, per cui bisogna la trasparenza, e bisogna lavorare proprio pensando sempre, è un lavoro al buio, diciamo, come l'affresco d'altro canto, che si sa sempre quello che viene fuori dopo che è finito. Prima bisogna conoscere profondamente la materia e affidarsi a questo senso, a questa sorta di intuito che l'artigiano o l'artista dovrebbe sempre avere. Non si può essere artisti senza aver superato un lavoro di conoscenza della materia che è propria dell'artigiano.